si intitola Protagonisti in Piemonte, la rivista del coordinamento piemontese delle università della terza età, presentata a Palazzo Lascaris insieme al magazine Notizie della Regione Piemonte. Durante l'incontro è stato anche presentato il censimento delle attività di formazione degli adulti attraverso le università popolari della terza età, i cui risultati sono pubblicati su entrambe le riviste. Un lavoro di indagine durato 2 anni, che ha coinvolto tutti i comuni piemontesi con più di 2.000 abitanti. Allora, la rivista Protagonisti in Piemonte è l'espressione dell'attività e dei personaggi più rilevanti che rappresentano da oltre 35 anni la realtà della terza età in Piemonte attraverso la fase culturale delle università della terza età, sia associative che comunali. Esistono infatti in Piemonte oltre 120 sedi di attività della terza età, organizzate in cicli di corsi, conferenze che durano mediamente 8 mesi l'anno, a partire da ottobre fino verso maggio, e consentono alla popolazione di valorizzare la conoscenza culturale, di arricchirsi e di mettere in moto veramente una marea di volontari e di protagonisti della cultura che oggi, dal censimento che è stato realizzato grazie all'impegno dell'assessorato alla cultura e al turismo della regione, toccano 40.000 persone e 5.000 docenti. Quindi in Piemonte esiste questa risorsa, patrimonio culturale umano, che è sicuramente da conoscere meglio e da valorizzare. Non era mai stata fatta un'azione così di censimento, la rivista vuole dare voce, vuole esprimere le iniziative che le varie sedi danno e soprattutto mettere in primo piano i protagonisti, perché la terza età non è l'età della pensione soltanto, ma è il momento migliore per mettere in gioco le proprie esperienze, le proprie capacità.